Salve, professore di epidemiologia dell'Università dell'Aquila Marco Valenti, per studiare insieme i dati, le curve e l'andamento dell'epidemia del coronavirus in Abruzzo. Buonasera, professore. Buonasera, buonasera a voi. Una prima osservazione: proprio in questi giorni sulla rete c'è un meme diventato virale che afferma che oggi il numero degli esperti ha superato il numero dei contagi. Da docente di epidemiologia, cosa ne pensa? È così? L'ha visto, l'ha notato anche lei, Allora, questa cosa. è una battuta molto simpatica, devo dire, rende perfettamente l'idea perché c'è tantissima gente, giustamente anche, che viene coinvolta e intervistata per avere delle spiegazioni. Forse il grande pubblico dovrebbe sapere che in realtà non basta, come dire, essere un medico per essere un epidemiologo oppure un virologo. Ecco, bisognerebbe tenere più nette le distinzioni e i campi di appartenenza, ma insomma, ben vengano le interpretazioni di persone studiose e che conoscono i problemi. Molti utenti ci scrivono che cosa si intende per azzeramento intorno al 7 maggio e con questo anche vediamo anche quali sono i nuovi dati. Cosa intendiamo per l'azzeramento previsto intorno al 7 maggio in Abruzzo? Allora, per fare un po' di chiarezza, azzeramento si intende che non vi sono nuovi casi giornalieri di malattia, di nuova diagnosi. Quindi sarà il momento in cui questo indicatore diventerà zero. Ora, che questo avvenga il 7 maggio, sa, fa parte del novero delle ipotesi, ma poi proprio perché il 7 non mi è chiaro, cioè io tenderei ad essere un pochino più prudente, di dire, cioè ci sarà un momento in cui avremo un sostanziale abbassamento dell'incidenza, cioè del numero di nuovi casi del Covid-19 per unità territoriale, e quello sarà il momento in cui effettivamente potremo cominciare a fare i conti su cos'è stata questa epidemia. Lei mi diceva prima dell'inizio della no nostra conversazione che ha dei dati di prima mano. Quali sono questi dati? Che cosa ci dicono questi dati? Sì, non sono naturalmente dati miei, nel senso che io aderisco ad una rielaborazione che è stata fatta da una fondazione sull'evidence-based medicine, una fondazione fatta da epidemiologi, che ha riaggregato i dati della prevalenza della malattia, cioè dei casi attualmente attivi nella popolazione generale, sia in Italia che nelle regioni. Ecco, questi grafici sono particolarmente interessanti perché consentono di collocare la posizione relativa di una regione rispetto alle altre regioni e rispetto all'Italia, e di una provincia, di una regione rispetto alle altre province e alla regione stessa. Questo grafico ci aiuta a capire, per esempio, la posizione dell'Abruzzo in questo momento. Ecco, se diamo una rapida lettura del grafico, possiamo vedere che l'Abruzzo si colloca nel quadrante in alto a sinistra, che sarebbe il quadrante in cui c'è un incremento abbastanza significativo percentuale dei casi nell'arco dell'ultima settimana. Mentre sull'asse orizzontale dello stesso grafico noi possiamo vedere qual è la prevalenza della malattia. Quindi l'Abruzzo è una regione che si colloca ad una prevalenza media, molto vicina a quella media italiana, ma ha nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni in particolare, avuto un incremento percentuale di nuovi casi abbastanza superiore alla media nazionale. Ora, questo dato va interpretato però alla luce delle differenze territoriali che ci sono in Abruzzo, che sono molto importanti, perché c'è una discrepanza netta di comportamento tra il comportamento della diffusione del virus nelle province di L'Aquila e anche di Teramo e la diffusione della malattia nelle province di Chieti e di Pescara. Se siamo in grado di vedere il grafico regionale, noteremo per esempio che l'Aquila, intesa come provincia, quindi come ASL dell'Aquila, noi abbiamo le ASL provinciali, ha una prevalenza, cioè il numero di casi per 100.000 abitanti, molto basso,
intorno a 70-75 casi per 100.000 abitanti e un incremento percentuale nell'arco degli ultimi 10 giorni di calendario altrettanto basso, nettamente inferiore al 5%. Teramo ha una prevalenza maggiore rispetto all'Aquila, abbastanza importante, lo colloca intorno al valore di 200 casi per 100.000 abitanti in questo momento. Anche qui però l'incremento è relativamente basso nell'arco dell'ultima settimana. Teramo ha sofferto di un problema di focolai circa un mese fa che ha determinato un'impennata improvvisa dei casi per poi vedere un riappiattimento della curva. La situazione è invece un po' peggiore nelle province di Chieti e di Pescara. Pescara ha una prevalenza di malattia assolutamente molto alta, tra i 350 e i 400 nuovi casi per 100.000 abitanti, Chieti tra i 150 e i 200 casi per 100.000 abitanti, ma con un incremento percentuale nell'arco degli ultimi 10 giorni particolarmente elevato, intorno al 30%. Quindi potremmo dire che l'Aquila è in una situazione di zona fredda, Teramo potremmo dire che è in una zona di raffreddamento generale della situazione epidemica, Pescara è nella zona hot, nella zona calda, e Chieti è in una situazione di incremento sostanziale in questo momento della sua condizione di rischio generale. In generale l'Abruzzo, ripeto, ha una situazione non lontanissima dalla media nazionale, ma degna di essere attenzionata. Dunque, questi dati che vengono distribuiti anche e soprattutto dalla Regione Abruzzo, proprio per dare ai cittadini la massima trasparenza e la massima informazione, fanno dividere i commenti sui social tra gli allarmisti e gli ottimisti. A lei, docente di epidemiologia, nonché insomma esperto del settore, da quale parte si schiera davanti a questi dati? Ma guardi, allora mi pare che la divisione netta in due schieramenti non sia adeguata al contesto scientifico. Ecco, se io dovessi dire, è chiaro che la regione intanto va detto, pur essendo un'entità amministrativa unica dal punto di vista del comportamento epidemico del Covid-19, è come se fossero due aree territoriali separate. Quindi fare un discorso univoco per l'intera regione in questo momento mi sembra impossibile. Quello che io posso dire è che certamente la prevalenza generale, cioè il numero di casi, è abbastanza importante, ma non tale da determinare in questo momento un allarme generale come poteva essere stata la situazione agli inizi dell'epidemia in zone ad alto rischio, quali si sono rivelate dopo, per esempio la Lombardia o anche più recentemente il Piemonte oppure anche all'inizio il Veneto. La situazione rimane controllata. Tuttavia è chiaro che ci sono queste due aree geografiche, queste due province in cui le cose insomma non stanno andando benissimo, cioè nel senso che la discesa dei dati, oggi abbiamo dei dati molto positivi per la giornata di oggi, ho visto insomma, in tutta la regione ci sono solo 18 positività, mi pare di aver visto, su oltre 1200 tamponi, qualcosa del genere, che insomma è un ottimo risultato. Però bisogna che questo andamento si consolidi nei prossimi giorni. In generale io sarei per un moderato ottimismo, ecco, rispetto all'andamento generale dell'epidemia. Senta, professore, prima di lasciarci un'ultima domanda, perché oltre agli analisti improvvisati della rete ci sono anche molte fake news, proprio di oggi la notizia che addirittura il presidente degli Stati Uniti Trump ha consigliato ai cittadini americani iniezioni di disinfettante e di difendersi con tramite raggi del sole. Lei come può giudicare queste affermazioni? Vabbè, allora, la prima è ingiudicabile, cioè nel senso che mi pare che siamo francamente quasi nelle condizioni di dover richiedere, se fosse possibile farlo a livello internazionale, un trattamento sanitario obbligatorio. Cioè, sta ridendo il mondo intero, è una palese sciocchezza.
magari si scoprirà che è stata detta come battuta all'interno di un discorso serio. Voglio sperare che sia così, perché se è stata detta seriamente, insomma, ecco, chiaramente questo sarebbe molto preoccupante, trattandosi del presidente della nazione più forte e più importante del mondo. Ma la seconda cosa invece è interessante, perché mi consente di dare uno spunto. Cioè, in questo mese io credo che tutti gli utenti, i cittadini, chiunque abbia frequentato un po' i social network o le fonti informative e la televisione, abbia sentito e visto di tutto. Non solo i famosi specialisti che hanno parlato, magari anche dando delle indicazioni diverse, ma anche si è sentito parlare di decine di trattamenti sperimentali, qualche trattamento miracoloso, qualche idea significativa su una tale terapia, una tale fitoterapia. Cioè, si sente sempre di tutto in queste condizioni. La regola principe è quella di affidarsi all'evidenza scientifica. Dove c'è evidenza scientifica, cioè una conferma da parte dei gruppi di ricerca internazionali più importanti sull'argomento che un certo tipo di intervento è efficace, lo si può ritenere ragionevolmente applicabile anche alla popolazione generale. Quando si tratta di idee, per quanto possano avere un razionale significativo e intelligente, non sufficientemente suffragate da sperimentazioni, rimangono delle buone idee e basta. Ecco, quindi, sa, sui raggi solari tutto è possibile, insomma, però insomma, non andiamo oltre, come dire, le raccomandazioni di buonsenso, ecco, non mi pare che ci siano ancora evidenze importanti. Perfetto, professore, io le auguro, come a tutti, tutte le persone che ci stanno seguendo, una buona festa di liberazione e ci vediamo presto, sperando di liberarci altrettanto presto da questa pandemia. Di nuovo, speriamo presto, arrivederci, grazie. Thank you.